Chi non ha mai sperimentato nella vita il meccanismo del cosiddetto autopilota mentale che si innesca quando si compiono attività di routine? tra queste c'è senza dubbio la guida in automobile su tragitti quotidiani che non necessitano di particolare concentrazione, perché quando si sa esattamente dove andare entra in funzione l'autopilota mentale che si attiva quando non siamo chiamati a fare nulla di specifico e ci consente di stare anche sopra pensiero pur rimanendo comunque concentrati sull'attività in corso. Così non sarà più per gli automobilisti pescaresi chiamati a percorrere la zona della stazione ferroviaria centrale di Pescara dopo il cambio di viabilità Attuato dall'amministrazione comunale su via Ferrari e via Bassani e Pavone, tra divieti, parcheggi auto a pagamento a modi sparti traffico e sensi unici di marcia. È qui che l'autopilota mentale diventa un vero e proprio pericolo perché, ignaro dei nuovi sensi di marcia, induce l'automobilista a rischiosissimi contromano, come già segnalato da molti residenti e dal gruppo consiliare del PD, che col capogruppo Piero Gianpietro parla di automobilisti confusi. Qui è stata fatta una sperimentazione che è fallita, abbiamo detto in più occasioni al sindaco e al suo assessore che questa sperimentazione sta creando ingorghi veramente all'infinito e sta rallentando non soltanto i tempi di percorrenza delle macchine ma anche degli autobus, quindi del trasporto pubblico locale, è una sperimentazione che è fallita, abbiamo chiesto al sindaco di tornare indietro, purtroppo il Consiglio Comunale ha bocciato anche la nostra mozione con la quale chiedevamo anche di garantire gli stessi diritti ai residenti delle vie tipo Via Passo Anciano che hanno i residenti ad esempio del Lungomare Nord dove sono state fatte delle aree di sosta gratuite per i residenti mentre per Via Passo Anciano questo non è avvenuto. Ma in generale questo pacchetto di interventi è fallimentare, la strada sta impazzendo, la città sta impazzendo, è un fallimento, crediamo che la giunta debba fare un passo indietro, crediamo che si possa anche eh, guidare una città dimostrando di essere consapevoli quando si fa un errore, purché Via Ferrari non si voglia eh, farne un'altra, Via Le Marconi, con tutto ciò che ne è derivato. A tutto ciò si aggiunge anche il grido d'allarme dei commercianti e degli esercenti che lamentano una diminuzione degli incassi perché, come spesso accade in questi casi, quando gli automobilisti sono confusi scelgono percorsi alternativi e poi a rimetterci sono spesso i commercianti che insistono nell'area in cui questi cambi di viabilità sono stati fatti. Addirittura siamo di fronte ad un progetto che è stato partorito, eh, secondo il sindaco Maci e i suoi assessori, su richiesta dei commercianti, ma questo è stato smentito perché gli esercenti hanno chiesto in realtà di avere più parcheggi ma poi hanno contestato questo piano perché non è quello che loro avevano chiesto. Oggi i risultati di questo progetto sono tutti a carico non soltanto degli esercenti e di chi lavora in centro ma anche di chi cerca di andare in un negozio o per un servizio perché il centro è diventato irraggiungibile. Siamo alla vigilia del periodo di Natale che per i commercianti rappresenta quasi metà del budget annuale e crediamo che sia un dovere morale e civile del sindaco e dei suoi assessori mettere mano subito a questo progetto per evitare di perdere anche il Natale, non soltanto per i negozi del centro, ma anche per gli altri negozi, perché questo traffico sta esplodendo e sta rendendo inaccessibile tutta la colonna nord-sud, non soltanto in centro.